un uomo gira tutto il mondo in cerca di quello che gli occorre, poi però alla fine torna a casa e là lo trova. Questa frase del poeta e drammaturgo irlandese George Moore, vissuto agli inizi del secolo scorso, ci è utile per introdurre uno spettacolo dal titolo Equivoci, il popolo degli sprovveduti. Uno spettacolo che racconta la storia di chi crede che solo altrove, al di fuori della propria casa, dalla propria città, ci sia qualcosa di veramente unico e straordinario, salvo poi essere puntualmente smentito. È stato scritto e diretto dal giovane Massimiliano Grazioso, vincitore della prima edizione di un festival nato per promuovere le nuove drammaturgie e per far conoscere al pubblico artisti di talento. Il nome di questa nuova manifestazione è Festival del Teatro Visibile. E allora, che visibilità sia? Pianura, pianura, e tutto il resto è Veneto. È fondamentale partecipare ai festival. Sono stato selezionato e quindi ho partecipato anche perché poi il nome Teatro Visibile, no? Il fatto di dare visibilità al teatro è qualcosa di interessante. Io ero a letto che dormivo e anche mia moglie al mio fianco dormiva anche lei. I nostri cellulari sul comodino sembravano quasi la nostra parodia, uno accanto all'altro. Bip bip. Un breve messaggio di testo. Afferro il telefono, leggo: è la mia amante. Dice che vuol vedermi subito. Rispondo: arrivo. Accampo una scusa e vado all'appuntamento. Mi ero sbagliato il telefono mio con quello di mia moglie. Sono un po' ossessionato dagli equivoci. Come persona io ho la propensione a cadere negli equivoci. E ho anche un po' paura. Vado al commissariato. Buongiorno, signor. Ah, sì. Buongiorno, signor. No. No, va bene. Buongiorno, scusi. Mi serviva un'informazione. Devo andare piano di sopra. No, guardi, scusi. Mi hanno rubato la Vespa. Allora deve fare la denuncia, no? No, no, guardi, non devo fare la denuncia. No, deve fare la denuncia, sennò passa pure in guaio. No, guardi, il guaio è che me l'hanno ritrovata. Allora sta a posto, che vuole? E chiudo lo sportello.